portare l'alta velocità a Padova e cambiare il volto alla stazione sul lato che dà verso il quartiere Arcella. Il sindaco Giordani ha lavorato per mesi a questo progetto con numerosi viaggi a Roma al Ministero dei Trasporti, la presenza di un ministro a Palazzo Moroni a pochi giorni da Ferragosto e la firma su questo protocollo d'intesa che deve ristrutturare la stazione è un successo, arricchito dalla presenza del governatore Zaia e dai vertici delle Ferrovie Italiane. Un accordo importante che è finalizzare e portare la licenza a Padova. Questo significa rifare un attimo tutto quel quadrante, vuol dire ricollegare Arcella a Padova. Oggi è tagliata la stazione, immaginiamo un boulevard molto importante che collega Arcella a Padova. La nuova stazione avrà sul lato nord dell'Arcella tutta la parte riservata all'alta velocità, che sarà infatti da quella parte. C'è poi tutta la questione dell'interporto e delle merci. Potenziare una struttura che è già tra le più importanti d'Europa, togliendo al passaggio delle merci la stazione di Padova. C'è un altro progetto che è quello di evitare che merci passino attraverso la stazione e cercare che anche la linea che attualmente taglia la città trovi altre soluzioni. Il che non sto dicendo si farà ronda su, siamo in periodo elettorale, qualcuno non ha intenzione di creare problemi. Sto solo dicendo che in collaborazione dobbiamo trovare una soluzione perché la stazione non venga attraversata dalle merci. Ora la questione tempi, che non è banale. Nulla di questo può essere fatto in fretta, ma l'obiettivo è che da sogni diventino realtà. Tutto questo sono sogni, però sogni che si realizzano in tanto tempo. Questo è un accordo importante che si è fatto, che viene firmato oggi. Ripeto, viene fatto dal Ministro delle Infrastrutture, Paolo De Michele, dal Governatore Zaia, dal massimo vertice di RFI, che vuol dire ingegnere Gentile. Per quanto riguarda Battisti, che mi è stato legato in generazione generale delle ferrovie, penso che la valenza sia chiara di questo progetto. Un'occasione per riqualificare ampie zone della città, dal PP1 ad alcuni polmoni verdi, dall'Arcella alla stazione. L'importante per l'amministrazione è non mollare la presa su Roma.